Benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle, la quindicesima volta che rifaccio questo pezzo perché Erika si è dimenticata di schiacciare REC. Non è vero! Non spaventatevi per questo look che sto sfoggiando così fico, che Erika inquieta, ma un po' di tempo fa ho comprato un rossetto blu, non so che cosa mi era successo, ho detto, mi non lo metterò mai! E invece oggi, visto che recensiamo questa tamarrata qua, mi sono autotamarrata io. Erika, per piacere, di sei i denti blu dopo, eh? Ho i denti blu? Sì. Davvero? No. Oggi vi parliamo di Sony GTK XB5, dove XB sta per extra bass. Si tratta di uno speakerone gigante Bluetooth, ma che si può collegare a un dispositivo anche attraverso tecnologia NFC oppure con dei normalissimi cavi audio che vi potranno permettere di collegarlo anche a una TV volendo. Questo cassone, si dice cassone o pensano che sia del morto? Io pensavo un'altra roba con cassone, ma Cosa forse è pensa una il roba cassonetto? bergamasca, non No, so. cos'è il cassone? Se magna? Eh? Se magna? No, è In tipo bergamaschia? la parte dietro del camion, il cassone. Ah, sì, anche qua in Italia è così. Ah, ok, a posto. Disse Albania, perfetto. Questo cassone è un po' plasticoso, infatti se lo bussate avete la sensazione che sia un po' plasticoso, ma questa plasticosità non intacca la qualità audio. Questo cassone è disponibile in quattro diverse colorazioni. Ma basta! Questo cassone è disponibile in ben quattro colorazioni, tra cui il blu che vedete alle nostre spalle, l'azzurro, il verde che è un verde Acido. acido e un rosso magenta. La feature extra bass di cui vi parlavo prima può essere selezionata e deselezionata a vostro piacimento, ma se volete far tremare le pareti come non mai, io vi consiglio di tenerla attiva. Infatti io, nella mia tamarrade qua, ovviamente tengo sempre attivo. Una volta che lo avrete collegato via Bluetooth con lo smartphone, avrete due modi di impostarlo. Cioè una dove non impostate niente perché lo collegate col Bluetooth direttamente e vi ascoltate quello che volete tra Spotify, YouTube o quello che volete. Altrimenti potete scaricare l'applicazione che si chiama Pal Song. Song Pal. Songpal. Che palle sta Song! Oh. L'applicazione che si chiama Songpal, attraverso la quale potete gestire un po' di roba, tra cui, attenzione, nelle impostazioni potete tamarrare a vostro piacimento le luci. Luci che caratterizzano questo modello di cassa. Come vedete, infatti, sul lato destro e sul lato sinistro abbiamo dei LED colorati che cambiano. E in alto e in basso ci sono le strobo che ci sono anche all'interno in modo che illuminino direttamente il Twitter. Altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi: il cassone può essere tenuto sia in verticale che in orizzontale. Dopo lo facciamo suonare. Ha una autocalibrazione dinamica che gli permette di settarsi in modo automatico, sia che sia posizionato in modo orizzontale o in modo verticale. Come è ovvio che sia, non ha batterie, dovete quindi collegarlo con un cavo che è in dotazione, un po' cortino, ma sopravviveremo non come il cane dei vicini. Sto aspettando che ti sistemi. I denti? Non i Ah, scusa! denti! Però sì, un po' blu sono. E te l'ho detto che ero. Non la gengiva, hai la gengiva lì sopra. Ah, il dito! Il cassone è anche dotato di due maniglie che lo fanno portare in giro abbastanza facilmente, ma andiamo a vedere subito nella parte superiore tutti i tasti che lo compongono. Innanzitutto non è un tasto, ma questo mi piace un sacco perché voi qua ci incastrate un telefono o addirittura un tablet da 10 pollici, perché questo è appositamente fatto per un tablet. I tasti, abbiamo il tasto di accensione. Il tasto di detamarrizzazione, come lo chiamo io, perché così potete spegnere le luci e diventa una cassa normalissima e perde tutto il suo charme. Poi, nella parte function abbiamo il pairing, quindi potete decidere se utilizzare dei comuni cavi, quindi audio in e out, oppure Bluetooth. Qui c'è il simbolino dell'NFC, se volete quindi collegarlo velocissimamente fate trick e lui si appaiono. Sulla parte destra invece abbiamo Party Chain, che vi permette di collegare GTK XB5 ad altri GTK XB5 e potete scegliere se la cassa in questione sia left o right, così scegliete di fare la possibilità di farlo stereo, insomma, ecco.
Invece il tasto extra bass, che permette di diminuire i bassi, ma ve lo faccio sentire dopo. E qua abbiamo il volume per andare su e giù e arrivare fino in cima alle stelle. Guardiamo velocissimamente ora l'app come interagisce direttamente con il nostro bellissimo cassone Tamarade. Innanzitutto qui, se clicchiamo, non voglio sminghiellare tutto, se clicchiamo qua lui crede di essere collegato direttamente con il cavo, cosa che non accade in questo momento perché siamo collegati con il Bluetooth. Cliccando qui, tappando più che cliccando qui, apriamo direttamente Spotify. Altrimenti io voglio far vedere le impostazioni, che sono la cosa più interessante. Innanzitutto potete scegliere di calibrare il suono con l'equalizzatore, quindi scegliere il tipo di musica che state per esempio suonando, come la salsa e le merende, oppure decidere di togliere o mettere l'extra bass, oppure ancora mettere degli effetti da DJ. Queste sono cose quasi tutte che potete fare anche dal cassone, ma se non siete vicini utilizzate l'app. Una cosa invece che non potete assolutamente fare attraverso la cassa è decidere il tipo di luci, quindi scegliere un pochino come preferite. Noi fino adesso abbiamo tenuto il random flashlight perché va in automatico mettendo un po' tutto, quindi dalla strobo a tutto il resto. Attraverso sempre l'app potete alzare e abbassare il volume della cassa in questo modo. L'app non è di certo indispensabile per l'utilizzo, però sicuramente arricchisce l'esperienza di utilizzo di questa GTK XB5. Passiamo ora a sentirlo suonare. Dimmi una canzone random. Basta, tanto metti Justin Bieber. Basta che non siano quelle di Gigi D'Alessio che piacciono a te. Che piacciono a chi? A te. Non credo. Proviamo a togliere l'extra basso. Ok, adesso proviamo a sentire un'altra canzone, ma alziamo a pallissima. Tendenzialmente mi sposterei perché ci tengo ancora alle mie orecchie. L'impostazione party chain, che è quella che vi permette di metterne tipo 150.000 tutti insieme, l'importante è che siate in uno spazio abbastanza ampio che non così insomma vi estrapoli l'udito in una volta sola. Devo dire che in casa mi ha divertito tantissimo perché a parte la Tamarade, perché a me tutto ciò che si illumina piace un sacco, Erika ce lo sa, vero? Assolutamente sì. Mi è piaciuto perché comunque lo portavi in giro per casa un po' come volevi, non hai bisogno del vecchio impianto hi-fi, non so se ce l'avevate, io avevo quello col piatto con 4 CD sopra, che vecchi tempi. Quando eri giovane. Quando ero giovane. E c'era la guerra. No, non c'era ancora la guerra, cioè non era finita, non c'era ancora. Quindi dicevo, lo potete portare in giro per casa tranquillamente con il maniglione, non pesa, è easy to use. E potete anche utilizzarlo per lo sdraiato. E quindi ve lo mettete un po' dove volete, brutto. E quindi lo mettete un po' dove preferite. Questa soluzione è per chi ha le case piccole, altrimenti la cosa migliore è metterlo sdraiato, orizzontale. Ecco. Attraverso l'app potete comandarlo un po' come preferite. La qualità audio è molto molto buona. Ovviamente non credo che questa plastica lo renda così ottimo. Sicuramente si potrebbe far di più, ma comunque il costo è di più o meno 250 euro se non erro. Quindi non ha un costo esorbitante per quello che è. Anzi, tenete conto che magari delle piccole soundbar o dei piccoli riproduttori dei piccoli speaker Bluetooth di queste dimensioni costano dai 170 ai 200 euro. Quindi questo con i suoi 250 sicuramente è abbastanza economico per quello che vi dà. Ed è comunque, l'audio è molto buono, super potente,
e soprattutto secondo me è personalizzabile, quindi avete un'esperienza di utilizzo molto che si può adattare, customizzabile, avete un'esperienza di utilizzo customizzabile che si adatta un po' a tutti i tipi di utilizzatori, anche a quelli tamarri. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti like, se volete che compri altri rossetti colorati fatemelo sapere. C'era anche blu, argento, viola e basta. Tanti like, tanti commenti, se avete qualsiasi dubbio sul prodotto, come al solito sapete dove trovarci, o perlomeno sapete dove trovare Erika. Qua sulla mia destra, alla vostra sinistra, trovate i nostri suggerimenti per degli altri video da guardare, perché come al solito siamo super simpatiche e non potete non guardare altri video. Video a posto. Che cacchio. Ciao, ciao.